Allora, precisiamo alcune cose sulla notizia che abbiamo dato su questo, quel cane, quel povero animale che ieri insomma, è stato portato all'oasi canina ed è stato osservato dai veterinari dell'ASL, che ha creato una notizia che ha creato tanto scalpore e anche tanti interventi che magari forse prima di scrivere, magari qualche volta bisogna un attimo anche rendersi conto di alcune cose. Questo per carità, senza nessuno spirito di polemica. Allora, noi non possiamo mettere notizie così in base a commenti di sconosciuti. Allora, la notizia che questa mattina presto ci è arrivata è stata di una persona che ci ha detto: guarda, che hanno ammazzato un cane a calci o con percosse presso uno stabilimento e sono intervenuti i carabinieri. Questa è la prima notizia che ci è arrivata, ok? Noi abbiamo fatto delle verifiche e fino alla tarda mattinata l'unica cosa che abbiamo potuto accertare è, tramite persone, diciamo, anche di una, diciamo, che erano interessate a questa vicenda da un punto di vista professionale, era che questo signore, questa persona di 50 anni, che è una persona che sta passando un brutto momento, una persona disagiata, è stata fermata dai carabinieri e poi rilasciata, e questa è stata la cosa, diciamo, certa. E infatti abbiamo scritto questa persona, non sappiamo i motivi, perché non è che sappiamo se ha fatto resistenza per i motivi, comunque è stato fermato dai carabinieri. La seconda cosa che noi abbiamo verificato è che il cane è stato portato all'oasi canina, è stato osservato dai veterinari, e il veterinario ha dato un responso che l'animale è in quelle bruttissime condizioni, perché è un passo dalla morte, perché non è stato curato per un'infezione. Questo è quello che noi abbiamo da ufficiale. Adesso è arrivata una sfilza di commenti di persone che dice: beh, abbiamo scritto cose non veritiere, lasciamo perdere quello che scrivono su Facebook. Ma se noi non abbiamo una persona che con i suoi occhi, una persona che conosciamo, una persona di cui ci possiamo fidare, che si prende anche la responsabilità, che ci dice: ho visto io con i miei occhi che questo qua picchiava l'animale, ma noi al momento una persona che ci abbia detto questa cosa non ce l'abbiamo. Non abbiamo al momento una risposta dai carabinieri. I carabinieri non è che chiamiamo: tappeto rosso, signor comparato, prego, cosa ha bisogno? Cioè, ci sono tutta una serie di cose che... E quindi, ecco, quindi la notizia certa che noi abbiamo avuto le conferme è che c'è successa questa vicenda, che quest'uomo è stato fermato e che il cane è in pessima condizione, a un passo dalla morte, ci dispiace ovviamente. Ecco, questa, dopo se salterà fuori che questa persona ha fatto delle cose peggiori, lo pubblicheremo. Non è che vogliamo difendere qualcuno o nascondere qualche cosa. Noi dobbiamo scrivere quello di cui abbiamo la certezza. Se qualcuno ha visto questa cosa, si faccia avanti. Cioè, non c'è altra. Ecco. Grazie dell'attenzione.